tutti i relatori che erano stati annunciati sono presenti, penso che possiamo anche iniziare questo tipo, questo dibattito. E come circolo di Rifondazione Comunista abbiamo avuto il dire in vista della manifestazione che la Fiume. Allora, abbiamo pensato di indire questo dibattito prima della manifestazione nazionale indetta dalla FIOM per sabato 16, in quanto pensiamo che i contenuti con cui la FIOM ha organizzato questa manifestazione vanno ben al di là della questo forse lo devo anzitare definitivamente, vanno ben oltre il tema prettamente sindacale, hanno una rilevanza di carattere politico generale importantissima, soprattutto fondamentale per i temi del lavoro che vengono trattati. Rispondi Leo, magari quando rispondo dopo, tanto visto il numero non è preoccupante. Perché penso che quando la Fiat a Melfi con il ricatto della chiusura dello stabilimento impone un accordo in cui si arroga il diritto di decidere quando è lecito scioperare o si arroga il diritto di decidere quando riconoscere la malattia, diciamo, siamo di fronte a dei passaggi che vanno al di là di un contenzioso sindacale, ma vengono messi in discussione proprio i diritti elementari, fondamentali che regolano la legislazione del lavoro. Quando si firmano contratti che determinano in maniera pesante la situazione e l'organizzazione del lavoro e i trattamenti del lavoro, i lavoratori non sono chiamati a decidere su questo, si mette in discussione, secondo me, un principio elementare di democrazia. Accanto a questo abbiamo un'iniziativa, non solo accanto a queste iniziative di Federmeccanica che poi disdice il contratto, abbiamo un'iniziativa parallela del governo, che è quella per cui con il famoso collegato del lavoro che in questi giorni sta completando il suo iter parlamentare, è stato già approvato al Senato e verrà approvato alla Camera nei prossimi giorni. I contenuti sono veramente dirompenti e stravolgono tutta la legislazione, perché si aggira all'articolo 18, si aggira allo statuto, si permette con il ricatto dell'assunzione di introdurre già per i giovani al momento dell'assunzione la rinuncia a ricorrere in caso di contenzioso a ciò che è previsto dalla legislazione. Insomma, si cerca di introdurre per vie traverse un meccanismo per cui la contrattazione è una contrattazione individuale sul modello americano. Quindi diciamo, vediamo una messa in discussione di diritti, di democrazia, messa in discussione proprio dei fondamenti con cui è regolato il lavoro il nostro paese. Questi contenuti secondo noi quindi hanno un carattere politico enorme, diciamo è una riproposizione di una linea di Confindustria, Federmeccanica e Governo che vede il progetto molto chiaro di uscire da questa crisi riscrivendo le regole del lavoro nel nostro paese, finalizzate a riproporre quella che è un po' la strategia di questi ultimi anni, cioè quella di una competizione sul mondo globale, perseguendo la politica dell'abbassamento dei diritti, libertà di impresa, abbassamento del costo del lavoro. Questa strategia secondo noi come Rifondazione Comunista è completamente sbagliata per un'infinità di punti, credo. Primo, per un carattere fondamentale di ingiustizia, perché in questa crisi
non tutti ci hanno rimesso. Quello che è clamoroso è che assistiamo a uno spostamento negli ultimi anni pesantissimo di redditi di lavoro a redditi di impresa, pochi si stanno arricchendo sempre di più, tanti si stanno impoverendo. Ma soprattutto è dal nostro punto di vista una scelta che sta alla base, a nostro avviso, della crisi strutturale che stiamo vivendo, adesso, perché uno dei motivi della crisi, al di là dell'esplosione finanziaria, è che in questa competizione globale nel mondo occidentale, soprattutto nei nostri paesi, si è perseguita la politica di un abbassamento del reddito delle classi lavoratrici, di una redistribuzione verso l'impresa del reddito a scapito delle classi lavoratrici, un abbattimento dei servizi. E questo, a nostro avviso, è uno dei motivi della crisi strutturale, perché quando milioni di persone con lavoro precariato e abbassamento dei salari vedono diminuire il proprio reddito, è chiaro che diminuiscono anche i consumi, quindi non c'è uno sbocco, questo modello di sviluppo si incarta, entra in un loop da cui non si vede l'uscita. Noi crediamo che invece la via di uscita a questo tipo di crisi che sta vivendo il sistema, che consideriamo una crisi proprio di sistema, proprio di modello di sviluppo, la vediamo nella necessità di dare una svolta, di cambiare radicalmente strategie. Allora, per noi è fondamentale rafforzare i diritti, non rimetterli in discussione, ma come è necessario andare a una politica di redistribuzione del reddito. Redistribuzione del reddito, redistribuzione dei servizi, rafforzamento del welfare, dello stato sociale, contro le politiche invece di privatizzazione che sono dominanti in questo momento. Ma ripensare anche il modello di sviluppo che secondo noi deve incentrarsi su nuovi modelli di produzione, come per esempio la ricerca di produzioni sull'energia, energie rinnovabili. Quindi va pensato, questa crisi secondo noi ci mette di fronte all'esigenza di rivedere, di ragionare in grande su quello che può essere lo sviluppo futuro, e quindi rivedere proprio il modello di sviluppo, ricercando nuovi modelli di sviluppo che alla base devono avere una redistribuzione del reddito, diminuzione dei consumi futili, invece privilegiare i servizi fondamentali, i beni comuni come per esempio l'acqua, le energie rinnovabili. Pensiamo al grande successo, tra l'altro, della campagna referendaria per la raccolta delle firme per difendere l'acqua pubblica. Quindi dimostrano anche che c'è una grande sensibilità da parte dell'opinione pubblica, della gente, su questi temi. Ma per concludere, quindi, la manifestazione di sabato per noi ha dei contenuti fondamentali, e credo che ciò che viene, quei punti, per concludere, debbano essere poi il punto di riferimento per un'alleanza politica alternativa al governo Berlusconi. Credo che debba essere ormai chiaro a tutti quanti noi che Berlusconi si sconfigge se innanzitutto un'alleanza politica alternativa riacquista il consenso dei lavoratori e ha il voto dei lavoratori, perché come le statistiche ce l'hanno informate, noi negli ultimi anni abbiamo registrato questo dato veramente disastroso di un pronunciamento politico poi dalla classe lavoratrice, che è andata verso la Lega, addirittura verso il PDL, evidentemente per gli errori commessi. Io credo che sta alle forze politiche che vogliono contrapporsi a Berlusconi la necessità di mettere innanzitutto questi punti che per esempio questa manifestazione tira fuori e pone all'ordine del giorno sabato, come un pezzo fondamentale di un programma alternativo. Ma non mi
dilungo su questo e invito adesso Claudio Amato, che è della Fiamme di Roma, a relazionare in maniera più specifica